il video del tentato omicidio ai carabinieri di Scicli. Modica, tormentone Tari, i conti non tornano. Pozzallo, studenti del liceo al concorso Treccani. Modica, inaugurata la mostra di Piero Buccione. Bentrovati con l'informazione di Canale 74. Apriamo oggi facendovi vedere il video di una telecamera di sorveglianza di Scicli che riprende Gianluca Golino mentre cosparge di benzina la macchina dei carabinieri. Il grave episodio si è svolto ieri a Scicli. L'uomo è stato fermato e arrestato per tentato omicidio. Ha infatti avvicinato l'auto dei carabinieri in Piazza Italia e, facendo finta di chiedere un'informazione, ha lanciato una bottiglia infiammabile. La prontezza dei due carabinieri ha salvato la loro vita e ha ricorso e fermato l'uomo, che è mentalmente stabile. A Vittoria i carabinieri scoprono un laboratorio per la droga attrezzato di tutto punto. La droga era nascosta nel riso e nella motozappa. Un vero e proprio laboratorio per la preparazione di dosi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina da immettere sul mercato. E quanto scoperto e sgominato dai carabinieri di Vittoria, ieri mattina i militari hanno fatto irruzione in un garage di Vittoria scoprendo che si trattava di un laboratorio per la preparazione delle dosi di cocaina. Il locale era già attenzionato da alcuni giorni dai militari dell'arma che, notando in qualunque ore della giornata uno strano andirivieni, avevano deciso di approfondire la vicenda organizzando degli specifici servizi di osservazione, dove si era notato un soggetto che entrava e usciva spesso dal locale, non ufficialmente a suo uso. Si tratta di Salvatore Salice, incensurato di Vittoria di 60 anni, ufficialmente muratore. I carabinieri durante il sopralluogo hanno rinvenuto la droga occultata sotto una motozappa e tutto l'occorrente per preparare le dosi da immettere sul mercato. Buste di celofan ritagliate in piccoli pezzi di forma rotonda per confezionare le singole dosi, coltelli per suddividere la sostanza e setacci di varie dimensioni per polverizzare la sostanza stupefacente. La cocaina era anche nascosta in un barattolo di vetro riempito di riso, che ha la caratteristica di assorbire l'umidità, che se venisse in contatto con lo stupefacente potrebbe alterarne la purezza e la qualità, rendendo più difficile la commercializzazione o quantomeno facendogli perdere il suo valore di mercato. Dallo stupefacente ritrovato sarebbe stato possibile ricavare oltre 250 dosi, che se rivendute avrebbero potuto fruttare circa 12.000 euro, considerato che il prezzo sul mercato della singola dose di cocaina si aggira circa sui 50 euro. Modica, tormentone Tari, ore conti non tornano. Quando si posa il problema della restituzione di una parte della Tari fatta pagare ingiustamente ai cittadini, l'intuizione fu dei consiglieri del Partito Democratico e di SEL, si disse che l'importo sottratto limitatamente alle pertinenze corrispondeva a 163.000 euro. Oggi si parla di restituire poco meno di 151.000 euro. Non è questione dei 12.000 euro di differenza, è che la gente non può seguire i continui errori del comune. E questa la denuncia di Ivana Castello, che si fa portavoce delle tante lamentele dei cittadini modicani. L'anno scorso per l'acqua, oggi di nuovo per l'acqua e per le pertinenze Tari, ieri l'altro per la Tasi, domani per l'accesso agli atti e così via. Questa è un'amministrazione in cui gli errori si susseguono a catena e soprattutto senza fine, dice la Castello. Spesso nasce la sensazione che alcuni siano commessi ad arte, sancisce duramente la consigliera. Con un avviso diramato dal responsabile del terzo settore fiscalità del comune di Modica, è stato chiesto ai cittadini che hanno diritto alla restituzione delle somme riscosse indebitamente che portino i dati catastali degli immobili, discorso che equivale a portare i certificati catastali oppure copia delle bollette, oppure il codice utente, oppure il numero della bolletta stessa, oppure due o tre di questi elementi insieme. Tutto questo è assurdo, sancisce la Castello. L'amministrazione dovrebbe essere in possesso già di tutti questi dati per definire quanto deve restituire ai soggetti a cui va la restituzione. Le somme inoltre dovrebbero essere restituite esattamente a coloro a cui sono state sottratte, senza la previa presentazione di alcuna istanza. La buona scuola di Renzi, non tutti d'accordo nel PD ragusano.
Non è certo un bel segnale quello che arriva dal PD ragusano. Dissensi e malumori dovuti al fatto che non tutti sono d'accordo sulla riforma della scuola di Renzi, intesa come buona scuola. Ieri pomeriggio, mentre si svolgeva un incontro dibattito promosso dal circolo Rinascita Democratica del PD di Ragusa, con il supporto di Futur Dem Ragusa, per spiegare la riforma della scuola in una chiave di lettura pratica e positiva, fuori dalla porta si è svolto un sit-in di protesta per protestare contro la riforma stessa. Non tutti d'accordo dunque sulla riforma definita della buona scuola dal PD ragusano. Alcuni insegnanti, esponenti anche del PD stesso, hanno però parlato, spiegando nei dettagli che la riforma è assolutamente inaccettabile, mettendo punto su punto tutte le problematiche di questa nuova scuola, che penalizzerebbe docenti, studenti e la scuola stessa come istituzione. L'incontro si è rivelato quindi un dibattito molto acceso tra chi difende la riforma e chi la mette in croce, tra i rappresentanti stessi del PD ragusano, che continua a essere avvolto da confusione e nebbia fitta. Ispica, una rotonda intitolata ai Carabinieri di Nassiriya. Inaugurata stamani a Ispica, la rotonda dedicata ai Carabinieri di Nassiriya caduti per la pace, una delle stragi più cruente degli ultimi 20 anni, avvenuta il 12 novembre 2013, che ha visto l'uccisione di 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito e 2 impiegati civili della difesa, nonché il ferimento di 58 persone fra civili e militari. Oggi a Ispica erano presenti per l'evento il primo cittadino Piero Rustico e il colonnello Sigismondo Pregassi, comandante provinciale dei Carabinieri di Ragusa. Intitolare ai Carabinieri di Nassiriya caduti per la pace la rotonda dell'ingresso della città è un atto che la giunta municipale ha ritenuto doveroso per ricordare alle future generazioni che il sacrificio di tanti italiani è stato un momento importante per la crescita della pace internazionale e soprattutto è stato un momento importante per ribadire i valori. E siamo qui questa mattina a celebrare questa bella manifestazione in ricordo dei nostri caduti. I nostri italiani, figli dell'arma, figli comunque cittadini italiani che hanno sacrificato la loro vita per la pace, per garantire in quelle terre lontane ma così martoriate la libertà e la gioia di vivere. E ora ci fermiamo per la pubblicità. Negozio di mobili e arredamenti, articoli di qualità e design a prezzo da outlet. È iniziata la svendita dei più grandi marchi di camere da letto, camerette per bambini, cucine classiche e moderne, mobili per ufficio, mobili di design. Pareti attrezzate, innovative, complementi d'arredo di alta qualità. Vienici a trovare dal 15 al 30 maggio, per te sconti del 50, 60 e 70%. Outlet del mobile di qualità, by Mobile Arredamenti a Modica, strada statale 115 vicino al Bar Fucsia. Le migliori fiorerie siciliane sono liete di proporti la Mimosa Pudica, la pianta sensitiva che prega, comunemente chiamata pianta di San Francesco, una delle piante più belle al mondo, che al tocco chiude le foglie, riconosce che si prende cura di lei e porta fortuna. Regalala alle persone che si amano. Tienila in casa o piantala in giardino. Rimarrai affascinato dai suoi bellissimi fiori violacei. La trovi nelle migliori fiorerie della Sicilia a meno di 10 euro. Mimosa Pudica. Cercala anche su internet. Ricevere questa pianta in dono è di buon auspicio. All'Istituto Rogasi, una manifestazione contro ogni forma di violenza. Sulle note di Immagine dei 100 passi a Pozzallo ieri si è svolta la manifestazione dell'Istituto Comprensivo Rogasi dedicata alla legalità.
Una giornata di riflessione su quelli che sono i valori fondamentali della vita e sull'affermazione dei diritti di uguaglianza e libertà, ha sottolineato la dirigente scolastica Carmela Casuccio, che ha ringraziato tutti gli insegnanti che hanno partecipato all'organizzazione, coordinati dalla professoressa di lettere Giovanna Pediligeri. Palloncini colorati e cartelloni realizzati dagli alunni a fare da cornice allo spettacolo che si è tenuto in strada proprio davanti la scuola, tra balli, canti e letture, a testimoniare che non solo sui libri ma anche attraverso l'arte si possono affrontare temi importanti come quello della lotta alla mafia. Infine la mattinata si è conclusa con un omaggio all'Italia con le magliette verdi, bianche e rosse dei ragazzi della scuola media e l'inno di Mameli cantato dai bimbi della scuola dell'infanzia. Concorso Treccani, in gara gli studenti del liceo scientifico di Pozzallo. C'è tempo fino al 25 maggio per sostenere i due video realizzati dagli studenti pozzallesi del liceo scientifico dell'Istituto Giorgio La Pira, che partecipano al concorso Treccani, il paesaggio Leggi, Guarda, Pensa, Posta, coordinati dalla professoressa Marianna Cannizzaro, un progetto che ha la finalità di promuovere le bellezze del paesaggio italiano attraverso testi storici, narrativi o poetici che possano descrivere, rappresentare o evocare luoghi della cultura. I ragazzi della seconda A partecipano al concorso con un video sul simbolo di Pozzallo, la Torre Cabrera, partendo dalla lettura di Mare e Terra, Respiro e Sogno, un racconto di Nicola Colombo, giornalista e scrittore del comune marinaro. I ragazzi, aiutati nel lavoro di documentazione della studiosa Daniela Romeo, hanno inoltre potuto studiare la storia della torre, dalle sue origini ad oggi, evidenziando l'importanza che la stessa ha avuto per le vicende economiche e politiche della contea di Modica. Gli studenti della seconda B, invece, hanno realizzato un video che ci porta alla scoperta delle bellezze di Modica, in particolare un cammino che ripercorre i luoghi a Marcord, cari a Franco Antonio Belgiorno, giornalista e scrittore nato a Siracusa, che ha vissuto gran parte della sua giovinezza a Modica, dove è tornato a vivere negli ultimi anni della sua vita. Si parte da Modica Bassa, con piazza Carlo Papa, la chiesa Santa Maria del Soccorso e la chiesa di San Nicolo Inferiore, poi le due chiese madri, San Pietro e San Giorgio, e l'approdo a Modica Alta, fino a raggiungere il belvedere del Pizzo. Per chi volesse sostenere gli studenti pozzallesi, sarà possibile votare lavori attraverso il sito del concorso e social network fino al 25 maggio. Dopo la selezione preliminare sulla base del numero di gradimenti ottenuti sul web, i filmati più votati saranno sottoposti al giudizio di una giuria tecnica. In palio per i vincitori l'opportunità di svolgere con la propria classe un viaggio di istruzione in un luogo rappresentativo della cultura e della storia dell'arte italiana. Modica, premio di poesia La Terra Impareggiabile, oggi la premiazione degli studenti. Il Caffè Quasimodo di Modica premia oggi al Teatro Garibaldi gli studenti finalisti, 380 partecipanti di comuni dell'area Eblea. Premiazione questo pomeriggio al Teatro Garibaldi di Modica dei 45 studenti finalisti della settima edizione del premio di poesia Salvatore Quasimodo. La Terra Impareggiabile, organizzato dal Caffè Letterario Quasimodo di Modica. Due i premi speciali assegnati, uno in memoria del giornalista Giorgio Buscema, giornalista scomparso qualche anno fa. Al vincitore andrà un trofeo con libro e diploma. Il secondo in memoria di Grazia Minicuccio, giovane studentessa modicana tragicamente scomparsa, alla quale è stata intitolata un'omonima associazione che opera nel campo della solidarietà. Al vincitore una coppa trofeo, libro e diploma. Le tre giurie del premio, coordinate dal presidente del Caffè Quasimodo Domenico Pisana e composte da Silvana Blandino, Gianni Di Giorgio, Franca Cavallo, Elia Scionti, Salvatore Paolino, Antonella Monaca, Carmelo Di Stefano, Lino Gatto, Lucia Trombadore, Grazia Dormiente e Daniela Fava, hanno selezionato su complessivi 380 partecipanti 45 finalisti e due vincitori dei premi speciali. Il posto assegnato agli allievi verrà reso noto nel corso della cerimonia di premiazione. A premiare gli allievi saranno le autorità scolastiche, civili, militari e religiose, rappresentanti della stampa e della cultura. Modica, alla Raffaele poi domani, tra preghiera e fratellanza.
I bambini della scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani hanno festeggiato ieri Santa Rita. Hanno ricordato insieme a Don Gianni Roccasalvo la storia della santa, conosciuta come la protettrice dei casi impossibili, cioè di quei casi clinici o di vita per cui non sembrano esserci più speranze e che con la sua intercessione tante volte miracolosamente invece si risolvono. I bambini hanno cantato nel giardino di Rita di Via Sulsenti, dove il parroco ha dato la benedizione ai piccoli alunni e alle rose, simbolo della santa. Alla fine del momento religioso poi non è mancato il tempo per festeggiare ancora con un bel gelato. Sempre al plesso Raffaele e poi domani, ieri, frate Francesco, giovane francescano modicano, ha incontrato gli alunni delle classi terze. Accolto dalle insegnanti, da una rappresentanza di genitori e dalla preside Concetta Spadaro, frate Francesco ha parlato della sua chiamata a seguire e a servire Gesù, facendo accostare i bambini al messaggio di pace e amore del poverello d'Assisi, con momenti di preghiere e canti di fraternità, lode e ringraziamento. Gli alunni hanno mostrato grande entusiasmo e partecipazione e hanno avuto l'opportunità di fare esperienza concreta del fatto che ancora oggi San Francesco continua a parlare al cuore di ognuno di noi. Inaugurata a Modica la mostra di Piero Guccione, presenti molti artisti, tra cui Franco Battiato. Ieri all'Auditorium Piero Floridi a Modica 5 minuti di applausi per salutare un maestro che ha portato la bellezza degli iblei nel mondo, Piero Guccione, una mostra in suo onore, 80 opere per i suoi 80 anni, allestite in meno di due mesi da due grandi curatori, Paolo Nifosi e Tonino Cannata. Guccione è un artista, lui ha sostenuto sempre dello sguardo, cioè di quello che è stato da lui frequentato con gli occhi, e allora questo qui è un elemento fondamentale, quindi si può leggere attraverso le case che ha abitato. Tutto ciò all'insegna di un percorso che ad esempio è l'esaltazione dei luoghi, perché credo che sia il cantore più straordinario degli iblei, insomma, in fondo. Questa mostra vuole dimostrare che Piero Guccione non è solo il pittore dell'azzurro o il pittore del mare o il pittore del cielo, ma è anche il pittore dei Daprè, è anche il pittore dei paesaggi, è anche il pittore dei Garrubbi, è anche il pittore delle attese di partire dei primi anni 70. Non è assolutamente il poeta, il pittore del mare, non solo quello. Presenti gli artisti del gruppo di Scicli che seguono con lui un percorso dell'arte. Oltre che molti guccioniani, tra i più importanti ricordiamo il critico d'arte Marco Gordin e il maestro che si può definire completo Franco Battiato, arrivati a Modica per questo evento speciale. È un approfondimento ulteriore, perché essere nella sua terra significa ricollegarsi immediatamente, istantaneamente all'idea del suo azzurro, alla trama del mare, alla trama del cielo, anche in modo particolare negli ultimi anni, ovviamente al verde così polveroso dei Carrubi, muretti a secco, i campi di grano. Ho scritto tra l'altro recentemente, due mesi fa, ho raccolto in una grandissima monografia tutto il mio lavoro sull'opera di Guccione in questi 26 anni da che lo conosco, e nella pagina introduttiva ho scritto proprio perché è il mio artista preferito, perché è così difficile e raro specchiarsi nella propria anima. Beh, quando uno si trova davanti un colosso simile, che vuoi dire? La perfezione va nella perfezione, esattamente. Ho scritto quattro righe indimenticabili per me, capito? Perché l'ho considerato come un predestinato. Piero Guccione, presente nonostante l'età e gli acciacchi, si dice felice e commosso. Ci sono tutti questi amici venuti apposta e che mi rallegrano molto. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo appuntamento!